Grazie. Ma premetto che il Movimento 5 Stelle questa sera esprimerà un voto composito, nel senso che il nostro ragionamento è partito dalle stesse considerazioni, ma è arrivato tra me e la mia collega a due conclusioni diverse, e quindi noi, tutto sommato, trattandosi anche di materia che esula in realtà direttamente dalle convenzioni comunali, riguarda le vicende nazionali, tra cui l'iscrizione all'anagrafe. Abbiamo deciso di votare con libertà di coscienza e quindi quello che vi dirò adesso ovviamente sono le mie considerazioni, dopodiché la mia collega dirà le sue. Allora, premetto che l'accoglienza dei profughi è un dovere, ma è un dovere di umanità prima ancora che di legge, nel senso che non sono solo le convenzioni internazionali che noi abbiamo fissato e abbiamo sottoscritto volontariamente, ma è anche appunto un dovere di accoglienza verso persone che fuggono dalla guerra, da disastri. E che la città, che adesso tanto, insomma, trionfalmente si vanta di aver finalmente affrontato questa situazione, in realtà per anni ha fatto finta di niente, nel senso che queste persone, alcune di queste sono sul nostro territorio ormai da diversi anni, hanno girato prima la Clinica San Paolo, poi la caserma di Viasti, e poi sono andati in Corso Chieri, poi sono andati al Moi, eccetera. E noi peraltro diverse volte abbiamo anche con interpellanze sollevato il problema chiedendosi alla città che cosa volesse fare, e la città un po' si è voltata dall'altra parte, se non magari in qualche caso di emergenza, ma finora queste persone sono state assistite sostanzialmente grazie all'iniziativa privata di alcune persone che se ne sono occupate, di alcune associazioni. E quindi è positivo che si affronti finalmente il problema, e tutto sommato è positivo anche che lo si affronti tracciando un percorso di integrazione con l'obiettivo di renderle però autosufficienti, quindi non, e spero che questo sia condiviso, con l'obiettivo di inserire queste persone nell'assistenza e di farne dei mantenuti per i prossimi anni, ma con l'obiettivo di permettere loro di esprimere quello che sanno fare, che possono fare, le competenze che hanno, perché spesso si tratta anche di persone che arrivano qui con preparazione, addirittura con le lauree, eccetera. E quindi possono diventare delle persone utili, che danno un contributo alla nostra società, invece di rimanere bloccati in questo limbo in cui non possono neanche andare a cercarsi un lavoro, fare la patente, sono praticamente costretti a vivere ai margini della società e a occupare qualche casa. E questo risolve anche i problemi di chi ci vive vicino, perché in questi anni la convivenza non è mai stata tanto facile con queste grosse colonie di persone, perché comunque questi grossi raggruppamenti di persone che occupano un edificio, necessariamente creano problemi anche a chi ci vive vicino. Però, se queste ovviamente sono considerazioni favorevoli alla delibera, qui iniziano le mie perplessità. E la mia perplessità sostanzialmente è una, che qui stiamo facendo una bellissima dichiarazione di principio, ma io non ho visto un dato, una stima neanche vaga del numero di persone a cui stiamo concedendo la tessera sanitaria, la residenza, la carta d'identità e eventualmente l'ingresso nell'assistenza secondo quanto gli sarà dovuto. Non ho visto nessun tipo di finanziamento, perché nessuno mi ha detto come si dovranno essere potenziati i nostri servizi comunali, che impatto avranno questo arrivo di persone sulle graduatorie per le case, come più volte citate, ma magari quelli che hanno famiglia, poi anche per gli asili, eccetera, e giustamente vorranno partecipare e avranno diritto di partecipare. Però, per rendere effettiva questa accoglienza, bisogna che i servizi siano potenziati di conseguenza. Non possiamo semplicemente dire, va bene, aggiungiamo di colpo diverse centinaia, non so, solo al Moi si stimano 450 persone, poi ce ne sono anche diverse altre, al sistema di assistenza per i poveri della nostra città, e non pensare che questo avverrà senza problemi, senza la necessità di rafforzare questi servizi e quindi anche di trovare fondi. Per cui una delibera fatta così, secondo me, è perlomeno superficiale. Per questo la mia richiesta in commissione è stata semplicemente quella di rinviarla, di approfondirla, di avere questi dati, questi numeri, questi piani, questi progetti di implementazione, in modo da potersi esprimere poi a ragion veduta. Richiesta che è stata respinta dicendo no, questa delibera la prendiamo adesso, fra un'ora la liberiamo e vogliamo votarla il prima possibile. E allora, fatta così, a me, perdonatemi, sembra un caso di ipocrisia della politica. Il classico caso di ipocrisia della politica che promette tutto a tutti, perché nella stessa giornata in cui in commissione si è andati avanti su questa delibera dicendo dobbiamo dare ai profughi la residenza, cioè l'assistenza, eccetera, eccetera, poi però sono arrivati i genitori delle famiglie con disabili gravi che giustamente reclamano la possibilità di avere il soggiorno di sollievo per 2 settimane, per cui sono 2.400.000 euro, e abbiamo detto anche a loro sicuramente adesso vedremo di trovare i fondi per fare questa roba. E poi sono arrivati gli ex dipendenti dell'Opera Pielotteri che aspettano l'assunzione in comune o nelle ASL, e anche loro abbiamo detto sicuramente avete dei diritti e così via. Sì, lasciamo intervenire anche gli altri. Ecco, e allora, visto che la politica di diritti ne promette a iosa, perché c'è questa abitudine della politica italiana di promettere diritti a tutti, anche se non siamo in periodo elettorale, anzi forse ormai siamo in periodo elettorale sempre, ma comunque di fare una dichiarazione di principio condivisibile, giusta finché si vuole, ma poi di non preoccuparsi della possibilità effettiva di implementare quello che si promette.
E questo è il problema, perché poi il risultato pratico di un approccio di questo genere è che il costo di questa accoglienza giusta, sacrosanta, eccetera, non lo pagherò io, non lo pagherete voi, non lo pagheranno loro, né quelli che si incatenavano, né quelli che non si incatenavano, perché tutti noi torneremo a casa, mangeremo il nostro panettone, siamo tutte persone che bene o male non hanno problemi a arrivare a fine mese. Lo pagheranno quelli che veramente sono nelle nostre periferie e aspettano l'accoglienza e non riescono ad averla perché lo Stato italiano non ce la fa più ad accogliere le persone che perdono il lavoro, che perdono la casa. E soltanto la settimana scorsa si è impiccato un signore di 50 anni perché ha avuto lo sfratto in questa città e io non ho sentito una maledetta parola in questo consiglio comunale per questa persona. Ecco, non l'avrò detta neanche io, ma forse era il caso di parlarne. Ecco, scusate, io queste persone non riesco a togliermi dalla testa. E allora, se io credo che saremmo tutti un po' meno ipocriti se i problemi ce li ponessimo per tutti, perché l'obiettivo non è scegliere se dobbiamo dare la casa al signore sfrattato di 50 anni o se dobbiamo darla al profugo che scappa dalla guerra in Libia, fa i barconi e passa tutte le scene che abbiamo visto a Lampedusa, orrende, eccetera. Il punto è come riusciamo a organizzarci per garantirle tutti. Se troviamo il modo di, perché se no bisognerà anche ragionare sul fatto che forse tutta una serie di welfare il welfare è stato pensato in un ambiente, in un momento economico e storico che forse non riusciamo più a sostenere, e allora forse dobbiamo cominciare a chiederci che cosa possiamo sostenere e che cosa non possiamo sostenere. E non possiamo semplicemente dire a tutti va bene, allora adesso questo voi, questo quegli altri, e poi sapere che tanto nella realtà i poveri si scontreranno tra loro per contendersi quel po' di briciole di welfare che restano. Per questo la mia perplessità su questa delibera è forte, semplicemente perché non ho visto nessun tipo di piano di implementazione credibile e quindi il mio voto sarà di astensione. È un voto che sicuramente ha suscitato anche polemiche anche all'interno del Movimento 5 Stelle, perché tra noi, come sapete, abbiamo anche una partecipazione piuttosto variegata, e quindi io ho anche chiesto pubblicamente che un'opinione ai nostri cittadini, ai nostri elettori. Ho ricevuto tutta una serie di suggerimenti, devo dire c'erano molte persone, probabilmente la maggioranza relativa perlomeno di quelli che si sono espressi sono favorevoli a questa delibera, e quindi credo che il voto composito che sarà rappresentato dalla mia astensione e dal voto favorevole della mia collega rappresenti bene la diversità di vedute che c'è dentro il Movimento 5 Stelle. Grazie.